Ragazzi, è iniziata l'open beta di Skull and Bones. Allora, qui la tensione è alta, la preoccupazione pure. Vediamo com'è. Io non ho provato nessun tipo di versione preliminare, è la prima volta che tocco Skull and Bones, quindi diciamo che sono particolarmente teso, ma vediamo, speriamo. Prince of Persia ci ha dato un po' di ossigeno per quanto riguarda Ubisoft nell'ultimo periodo, bellissimo. Spero che Skull and Bones mi faccia lo stesso effetto, che mi soddisfi, che mi appaghi, che mi diverta, soprattutto perché questo cerco dal gioco e le sensazioni di prelancio non erano delle migliori, ma non lo erano anche per Prince of Persia alla fine, quindi ed è andata benissimo, quindi speriamo che accada la stessa cosa anche qui. The dawn of capitalism, when corporations as mighty as nations rule the seas and dominate the world's valuable trade routes. With an iron fist, they forge a path of tyranny and exploitation, igniting a battle for global supremacy. From the Indian Ocean, a flood of exotic goods feed new addictions and fill coffers with coins tainted in blood. And where there is blood, there are predators. Graficamente non è male, apri le vele, aprile. Vai. Mi sa che sono troppi. Molta calma. Arriviamo, che dite? Fatti scudo, fatti scudo. Io non ho energia vitale, per cui secondo me questa fase mi fanno divertire e basta, io me la godo. C'era un bel punto debole, infatti questo che sta in mezzo alle scatole.
Uno da giù? No. Molta calma, con molta calma. Bordello. Andiamo più forte. Quanta resistenza c'ha sta nave, eh? Mamma mia. Ti levi di mezzo, grazie. Non vedo punti deboli. Eccolo. C'è là. Eccolo. 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 A mali estremi. A mali estremi. Oh. Va a fare tutte? Va a fare fuori tutte! Dammi tempo! Ale! Alla lunga era inevitabile. Comunque, per adesso il feeling palla alla mano è Black Flag, ragazzi. Cioè, quello è il fulcro del gameplay. Se vi è piaciuto quell'aspetto di Black Flag all'epoca, adorerete questo. Allora, andiamo con lui, va. Facciamo, cicatrici, cose varie. Quegli occhi. Occhi rossi. Eccoci qua. Dunque, gli facciamo. No, va bene pelato, va bene pelato. Facciamo che queste. Va bene. È abbastanza inguardabile questa barba. Barba nera, barba nera. Va bene. Vuoi dominare i mari? Va, vediamo. Beh, niente di serio.
The British fleet is still near. Take my hand. You're not dying today. Stone, you are to his friend. Freeman's luck must truly be on your side. Luck? The British and the folk be them. I blame Captain Russell for steering us into these cursed shallows. We survived the battle, and now you arrive to help through the Dow. I would say our fortune's on the rise, no? There's a certain yearning in your eyes. I've seen the same glint in others before. I'm sure you will steer us through to St. Anne. To reach paradise, we must first know the way. Yeah. A logbook we retrieved from the wreck. More than ink and parchment, our fates are revealed in layers and often from plain sight. Perhaps this will help you chart your path forward, friend. Make yourself useful. Take the tiller before the damn British return. I'll work the sails. The wind favors the fearless. Let us chase it. Among the scattered survivors, one must surely know the way to St. Anne. Freeman's luck, guide us. Allora, i modelli sono abbastanza rivedibili, però il resto no. Il resto no. Bene, che devo... che faccio? Apri ste vele, su. Se te va, eh. Se te va... te va? Non te va. Oh, dai, su. Ho trovato che premo. Forza. Trova il modo di parare il tuo Dao e naviga verso St. Anne. Signori, che non posso attaccare. Quindi, usa. Ho trovato l'asta spezzata. Forse era quello. Chi lo sa. Sbarca. Signori, buongiorno. Beh, un bel club. Sembra un rave, sembra più che un coso di pirati, ma dica! I told Captain Rassler the ship was as overburdened as a pregnant sow. We may have lost the British in the fog, but also the race against these cursed elements. See now, the Exeter's guts spilled across these shallows, and I'm surrounded by drunken sluggards who believe they are doomed to this hellish rock. And where were you, Captain, while the Exeter was hounded by British frigates? No doubt cowering in your quarters, like the filthy bilge rat you are. Oh, anche meno, eh. Siete voi, davvero. Di è così, di è così. And if you had kept the British off our backs, as per your agreement with Skerlock, we would not be in this shit kettle in the first place. You wish to reach St. Anne? Of course you do. And so do the rest of this drunken lot, sprawled upon their asses. But if we return to the Kingpin empty-handed, he will surely strip us of our titles, if he does not first strip us of our skin. Retrieve what remains of Skerlock's cargo from the shark-infested waters. Only then will I divulge the way to Pirate Paradise. Ma che merigatti, oh. Patto tra pirati. Va bene, recupera la merce. Vabbè, c'ho scelta, no. Cucinare non è il momento. Chiappa la nave. A nord del relitto della Exeter. Ciurma. Andiamo. Wouldn't trust them. Ma che fa? No, ma volevo... Basta, mi affogo. Imbarcati. Via, via.
Dunque, a nord della Exeter. You must track fast. Che quante cose so? Armi da fuoco 6 e room da ricchi 6, va bene. Those corpses. We might have to search them. Chiappa tutto che a qualcosa serve, sicuro. Basta spezzare. Pia tutto, pia tutto. Te frega, pia tutto. Io clicco tutto. Look, a broken mast on that island. Could there be survivors? C'ho tutto? No. A nord dell'ex devo dire di là, in realtà. Ah no, ho preso già tutto, va consegnato. Come non detto. Vai, vai. Già che più del dovuto. Non te lo meriteresti, eh. Per niente. Però. Che per adesso sensazioni non brutte, devo dire. Non... Siamo ancora agli inizi, chiaramente. Però il combattimento è stato figo. Il gameplay è quello di Black Flag, ragazzi. Sono anni che non ci gioco, ma è come se fossi tornato a casa. Ecco che io personalmente l'ho adorato all'epoca, quindi. Carissimo! You wish the way to St. Anne? Yeah. Get me Skellock. Thanks for the goods. Skellock may well spare my head, but I cannot say the same for you. After I tell him about the captain who failed to protect his cargo. Find your own way to St. Anne, chump sniffer. I don't owe you a sliver up your ass, especially when mine's on the line. Why don't you ask Captain Rassler? His bloated corpse might know the way. Now fuck off, bilge rat! Ah, tu te ne vai così! Tu te ne vai così! Dopo essere stato trattato in questo modo, tu te ne vai così! Vabbè. Io... Che dire? Che dire? Niente. Non diciamo niente, che è meglio. E... A little weasel to the very end. If the bastard says wrestler might have the map to St. Anne, we should search his wreck. Ok, abbiamo appena capito come si aggiusta lo scafo, bene. A vedere un attimino. Quando stai recuperando le elite, procedi mirando un segmento colorato e poi premi R2. Centrando la zona verde otterrai il massimo delle risorse, centrando la zona gialla non otterrai di meno. Dopo 3 tentativi non riusciti, il recupero verrà interrotto. Allora. Io mica ho capito che mi ha detto, eh. Pensavo di aver capito.
Io pensavo che fosse una cosa da dover fare con quella lancia che dovresti colpire qualcosa di verde con quello. Vabbè, questo ve lo lascio. Eventualmente oggi vorrei concentrarmi un po' sul gameplay e basta. Cosa devo fare qua? Trova il capitano Rustler. Che non è malvagio per niente per ora, eh. L'unica cosa inguardabile sono i modelli, quindi mamma mia. Vecchi di 10 anni. Però è l'unica cosa veramente fatta male per adesso. Il resto, l'atmosfera, le meccaniche, mi sembra tutto abbastanza a fuoco. Anzi, molto meglio di quanto avessi potuto preventivare. Quindi, qui abbiamo fatto: fuggi dagli atolli sperduti e raggiungi il paradiso di Senten. La rotta è indicata sulla bussola. Io torno alla nave mia e salpo. Dici dove? Non lo so. Ma salpo. Salpa! Freeman's luck indeed. You found a way to Senten and a letter bearing Skurlock's mark. The Kingpin will surely want to know what happened to his cargo. Or Jones Carroll. We'll have 3 shots from a flintlock wizard for our heads. Or just yours, friend. What's a pirate's life without a little peril and mischief, eh? With the cargo from the Exeter lost, Skurlock will need a daring rogue like yourself to procure new goods for his pirate empire. And so far, your fortune has steered us true. I'm glad we pulled your corpse from the sea, friend. Rassler is dead, and with him, all prior obligations or duties. You are free to make your own luck now, Captain. Captain, is it? As long as you don't tear us into the blasted rocks. Ragazzi, io per adesso sono abbastanza soddisfatto di ciò che ho visto. Chiaramente dovremo ritornarci molte volte. Comunque questo è un open beta, la trovate su tutte le piattaforme, i progressi si trasferiscono alla versione finale, per cui ci avrà anche senso andare un po' avanti più di quanto non accada normalmente. Io odio di solito le beta perché mi sembra di buttare un po' il tempo, dico la verità. Quando invece sono bella che trasferiscono i progressi, allora è un altro discorso. Quindi, bene così per adesso, fatemi sapere che impressione vi ha fatto vedere e soprattutto eventualmente giocare a questa open beta. E poi ovviamente in questi giorni ne riparleremo senza dubbio, o con un sapevatelo o con qualsiasi altra cosa vogliate. E ragazzi miei, per adesso vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.